d'impatto tra due mondi sconosciuti si chiama relazione. Cambiano la storia dell'uomo, ma esistono quelle in grado di cambiare la storia del mondo. Un cuore pompa sangue incessantemente, ma è la diramazione delle vene a portarlo in tutto il corpo. Se Gesù stesso ha desiderato una relazione con l'uomo, come possiamo pensare di poter vivere da soli? Fili che si intersecano e creano legami solidi, costruiscono ponti in grado di unire universi paralleli, espandendosi e crescendo senza limiti. Incontri, connessioni, link, rapporti. Una rete di strade che ci fanno arrivare dall'altra parte. Il simbolo perfetto della relazione verticale tra Dio e l'uomo e orizzontale tra uno e l'altro. La croce ha cambiato la nostra storia. È tempo di unirci per cambiare la storia del mondo. Link, l'anno delle relazioni che cambieranno la storia. Oggi tutto il giorno noi abbiamo una sorpresa molto bella. Perché? Perché oggi predicheranno alcuni del team degli youth, alcuni che sono responsabili con il pastore Punto, il pastore Steffi, che stanno facendo davvero un bellissimo, bellissimo lavoro con i ragazzi. Questi sono ragazzi figli della casa, cresciuti con noi, li abbiamo visti crescere, diventare ministri. E quindi oggi noi vogliamo godere del ministerio. Aspetta. Oggi noi vogliamo godere del ministerio di queste persone. Dio ci dà così tanti doni e così tanti talenti e questo è meraviglioso. Amen. Tutto il giorno sarà online, anche per chi è online, tutto il giorno, perché ci saranno predicatori diversi che ci porteranno la parola di Dio e vedremo quanto il Signore ha dato a loro. Amen. Ragazzi fedeli che seguono la visione della Chiesa, che ci sono, che amano Dio, che amano i loro pastori, sani, belli. Fantastici. Prima ok, adesso voglio che possiate accogliere proprio come accogliamo i predicatori che vengono da fuori. Noi in genere ci alziamo, li applaudiamo. Questi sono i nostri ragazzi, ragazzi fantastici. Chi porterà la parola di Dio adesso sarà Andy. Andy, cresciuto con noi, nonché marito del pastore Romina. Un ragazzo di Dio, un ragazzo prezioso, con una vita preziosa, che ha curato e cura anche i nostri. Quindi accogliete questo super predicatore di oggi. Buongiorno Chiesa. Buongiorno, che super accoglienza, grazie Pastore, è davvero un onore immenso poter predicare oggi qua. Non è scontato, quando i pastori ce l'hanno detto ero tipo wow, ma davvero, ma la domenica, ma davanti a tutta la chiesa, bellissimo, grazie Past, grazie ai nostri pastori. Pastore Punto e Pastore Steffi che ci curano, ci insegnano tutto quello che sappiamo fare. Posso davvero dire che l'abbiamo imparato da loro, a volte sbagliando, a volte ascoltando, più spesso sbagliando che ascoltando, no? Però succede, credo un po' a tutti. E grazie davvero per aver sempre creduto in noi. Grazie. Allora, per introdurre un po' quella che è la mia predica, voglio raccontarvi una cosa che ha un pochino a che fare con la mia vita. Io sono un informatico, nasco come informatico, cioè nel senso non sono nato informatico a livello professionale, no? Quindi ho studiato informatico, ho iniziato un percorso nello sviluppo di software, quindi programmando, eccetera, eccetera. Poi sono passato, non a miglior vita, ma a fare altro, nel project management, sempre nella parte informatica. E mentre pensavo a questa predica,
ho trovato un esempio bellissimo che secondo me proprio calza a pennello con quello che voglio trasmettere, ed è il Millennium Bug. Chi ha mai sentito parlare del Millennium Bug? Ok, pochi, vi spiego. A ridosso degli anni 2000, avevo mandato un'immagine se c'è, a ridosso degli anni 2000 c'era veramente il caos, c'era il terrore tra le persone, un po' per la superstizione che il 2000, il cambio di millennio, chissà cosa sarebbe successo, e quindi prevedevano la fine del mondo e così via. Un po' anche per questi problemi informatici, perché c'era questo bug, che il bug non è altro che un insetto, però detto tra noi è un errore. C'è stato un errore di programmazione di questi computer introdotto dagli inizi per risparmiare un po' di memoria, ok? E quindi si sono ritrovati prima del 2000 che sarebbe successo un caos. Guardate, queste erano le iscrizioni di un'università francese nel 2000. C'è scritto più o meno, sono aperte le iscrizioni dell'anno 1900, ok? Quindi che cosa hanno fatto? Perché non hanno previsto di utilizzare abbastanza memoria per esprimere il... mi viene in inglese, century... il secolo, però hanno, cioè, si sono limitati a esprimere l'anno, perché hanno inventato i calcolatori insomma 1940 giù di lì, hanno detto a voglia ne passa, prima del 2000 riscrivono tutto, si sono sbagliati, tuttora utilizziamo software degli anni 40. Quindi cosa succede? Che c'era veramente anche un problema serio, che c'era il rischio che persone non venissero pagate, c'era il rischio che le banche non funzionassero più, c'era il rischio che gli aerei non decollassero più, perché veramente cambiava tutto. E quindi, insomma, si sono messi a sistemare, hanno sistemato un po' il cuore del problema, che erano i calcolatori, ma poi avevano un problema ancora più grosso, che era quello di far parlare i programmi che giravano sopra con i calcolatori. E lì, insomma, hanno tirato avanti per un po' di anni. Dove voglio arrivare con questo? Io credo che anche noi come cristiani, siamo stati presi, siamo stati cambiati, trasformati, un po' come loro hanno sistemato inizialmente il cuore dei sistemi di calcolatori, no? Prima hanno sistemato il computer, hanno detto ok, questi sono a posto, ma i programmi che ci girano sopra è con noi uguali. Gesù ci ha preso, ci ha salvati, ma poi dopo tutto quello che facciamo a volte cozza con quella che è la nostra identità. C'è coerenza tra quello che noi facciamo, il nostro modo di parlare, il nostro modo di pensare, il nostro modo di amare, di comportarci e così via. C'è coerenza tra queste cose, tra la nostra attitudine e quella che è la nostra identità? E a volte non c'è. E per andare avanti voglio mostrarvi sulla Bibbia, voglio prendere insieme a voi un po' il percorso degli israeliti nell'Esodo, no? Perché c'è un bellissimo parallelismo, che è quello della liberazione, no? Queste persone sono state liberate, quindi c'era una nuova identità, da schiavi a liberi, ok? Quindi voglio vedere che cosa succede a queste persone libere, come si comportano. E vi anticipo, così che possiate tenere a mente questa riflessione durante la mia predica, vi anticipo che quello che ho notato, ed è già stato detto anche da questo palco, che è molto più semplice tirar fuori le persone dall'Egitto, quindi dalla cattività, che tirar fuori l'Egitto dalle persone. È davvero molto più semplice anche salvare delle persone che trasformarle, che modellarle, ok? Quindi, leggiamo insieme, Esodo capitolo 15. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni, quindi dopo 3 giorni, nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara, quindi finalmente dopo 3 giorni l'acqua l'hanno trovata, ok? Però non la potevano bere perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Quindi la verità è che Dio ha risposto subito,
Ok, non è che sono stati là proprio nel loro travaglio, nel loro dolore, nella loro preoccupazione più di tanto. Cioè, si sono preoccupati dopo soli 3 giorni, in realtà le riserve ce le avevano ancora, e Dio ha risposto subito comunque. Poi andando avanti, in Esodo 16 dice: tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è tra Elim e Sina, il 15° giorno del secondo mese, quindi dopo un mese. Dopo la loro partenza dal paese d'Egitto, tutta la comunità dei figli di Israele ancora una volta mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro, e questa è veramente forte, tenetevi forti: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto. E adesso arriva il pezzo bellissimo, il pezzo bellissimo. Per chi legge la Bibbia, qua c'è un'incoerenza, ma di quelle colossali. Quando sedevamo intorno a pentole piene di carne, questi pensano di essere brasiliani, no? Che c'era la piccagna, eccetera. La verità è che stavano facendo mattoni senza la paglia, ok? Erano i lavori forzati, stavano facendo i mattoni senza la paglia, dovevano andare a recuperarsela. E guardate cosa raccontano: stavamo intorno a pentole di carne. Quindi, va bene, e spesso lo facciamo anche noi, cioè non è che israeliti e noi bravissimi, spesso lo facciamo perché i nostri ricordi sono come si stava bene allora, no? Cioè si stava bene quando si stava peggio, si dice. E mangiavano pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo posto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Quindi, per chi abbia letto Esodo, spero tutti, sappiamo che sono partiti comunque con un gran numero di greggi, di armenti, di insomma animali, anche grano, eccetera. Erano soltanto un mese, ok? Erano soltanto un mese dalla loro partenza, quindi animali c'erano ancora, tant'è che sono arrivati dall'altra parte con gli animali, quindi non li hanno finiti. Cioè il cibo c'era ancora, ma loro si preoccupavano pensando chissà che cosa. E quindi, cioè, sono arrivati a parole, cioè, questi ci hanno portati qua per farci uccidere, per farci morire di fame e così via. Quindi, seguendo questo percorso, da quando il faraone finalmente si mette una mano sul cuore, più che una mano sul cuore, sulla preoccupazione, e li lascia andare, e per arrivare in Esodo 40, dove Dio dice che lo Spirito di Dio scendeva sul tabernacolo, vediamo un popolo un po' così, molto debole, no? Nelle loro scelte, nelle loro decisioni. Cioè un giorno sono lì che lodano il Signore, l'altro giorno fanno delle scelte pazzesche, guidate la paura e mormorano. Quindi che cosa ho pensato guardando questo? Ho detto, nessuno dovrebbe mai accontentarsi della sola salvezza. Nessuno dovrebbe mai accontentarsi della sola salvezza. E non voglio essere frainteso, la salvezza è importantissima, è la cosa più importante della vita cristiana, ma possiamo vedere la loro vita. Loro sono stati salvati dalla schiavitù, ma come vivevano? C'era coerenza tra il cuore, un po' come tra i calcolatori e i programmi, c'era coerenza tra il loro cuore e il modo in cui stavano vivendo? Stavano vivendo da persone libere o stavano vivendo da schiavi? Non c'era coerenza, ok? Quindi noi abbiamo bisogno di essere salvati, sì, nella maniera più assoluta, ma abbiamo bisogno di essere rimodellati, trasformati, quindi dobbiamo essere morbidi. Amen? Leggendo la Bibbia, un po' come leggendo anche la vita delle persone, anche la mia e la vostra di vita, insieme alla Bibbia, possiamo vedere 2 categorie di persone. Qua sto dando perle di saggezza. Queste 2 categorie nessuno le ha mai trovate, mai nessuno. La prima sono le persone di buon esempio. Bella questa categoria, eh? Le persone di buon esempio, come possono essere Samuele, Noè, no? Sono persone di buon esempio, oppure come possono essere i nostri pastori. Un applauso ai nostri pastori che davvero ci danno buon esempio. Grazie. Quando noi vediamo le vite di queste persone nella Bibbia o nella vita, quello che facciamo è diciamo: wow, che bello, che bel carattere, che bel temperamento, che bella coerenza, che bella testimonianza. E credo che dovremmo anche dire: Dio, e spesso lo diciamo anche, questo ci viene facile,
fammi assomigliare anche un poco a questa persona, perché siamo attratti dalle cose belle, questa è la verità. Fammi assomigliare anche almeno un poco a questa persona, questo lo facciamo. Poi c'è l'altra mega categoria che avrete già indovinato. Se non l'avete indovinata, io oggi mi autodichiaro genio, che è quella di, cioè, le persone di cattivo esempio, ok? Le persone di cattivo esempio nella Bibbia possono essere, per esempio, i farisei, Erode, no? Sono persone che mancavano di coerenza, oppure persone che facevano delle decisioni scellerate, cioè cose assurde. Quando leggiamo le loro storie o vediamo anche nella vita esempi di persone tra di noi che non sono molto coerenti, la prima cosa, prima, e qua non serve che alziate la mano, la alzo io e tutti gli altri so che l'alzeranno così, la prima cosa che ci viene da fare è quella di criticare. E ahimè, cioè non è sbagliato farsi un'idea sulla cosa, però il giudizio in sé non è una cosa buona, ma questa non è una predica sul giudizio, no? Diciamo, mamma mia, che terribile carattere, che pessima testimonianza, proprio questa persona, guarda, Erode, non lo voglio né vedere né sentire, proprio brutta persona. Però ci manca un pezzo, ed è esattamente come nella prima parte, diciamo, Dio, vorrei che tu mi facessi assomigliare anche un poco a questa persona. Dovremmo essere in grado anche qua di dire, Signore, ma c'è in me anche una sola cosina di questo pessimo carattere, di questa pessima testimonianza, c'è qualcosina in me di questo? Ok? Dobbiamo chiedercelo, un po' come il popolo di Israele, forse era normale nel paese d'Egitto, forse dico, perché non vorrei offendere eventuali egiziani che sono qua, eventualmente era la normalità mormorare, era la normalità brontolare, probabilmente era la normalità essere ingrati, ma quando sono stati liberati la loro nuova identità cozzava con questo tipo di comportamento. Amen? Quindi, velocemente, voglio darvi tre qualità che credo facciano parte di una persona libera, di una persona salvata, o meglio, dovremmo avere bisogno e ricercare queste tre qualità affinché nella nostra vita ci sia vittoria, affinché nella nostra vita possiamo far sfruttare al massimo la salvezza. La prima di queste è la resilienza. La resilienza, amen, grazie. La resilienza non è resistenza. La resilienza, e leggo un pezzetto di quella che è la sua, il suo significato, è un concetto che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici. Poi dice di riorganizzarsi, insomma, cioè tu passi attraverso un evento traumatico e sei praticamente illeso, no? Per farla breve, cioè la resilienza è questa, cioè tu ritorni alla tua forma iniziale come se nulla fosse successo. Noi abbiamo bisogno di questo. E guardando un po' la storia del popolo di Israele nell'Esodo, vediamo alcune cosine. E poi vi anticipo che la resilienza non faceva molto parte del loro carattere. Verso 1 del capitolo 15 che abbiamo già letto dice: cantavano e lodavano ed erano così grati. Poi verso 11 dicevano: chi è pare a te fra gli dèi? E vanno avanti con lodi verso Dio. Verso 17 si spingono a una dichiarazione di fede esagerata, cioè stavano parlando di loro, no? Dicono: tu li introdurrai, ma stavano parlando di loro. Quindi tu ci introdurrai e ci pianterai sul monte che ci appartiene. Alleluia. Tu ci introdurrai, ci porterai là, ci hai fatto una promessa, ci darai questa terra meravigliosa. E solo 3 giorni dopo, sopraffatti completamente dalla paura, arrivano a quelle affermazioni meravigliose che avete visto. Tu ci hai portato qua per ammazzarci di fame. Cioè, capite? C'era un po' un comportamento instabile. Prima c'era fede, poi c'era paura. Fede, paura, fede, paura. Ma a distanza di 3 giorni. Poi non pensate, dopo poco di nuovo hanno lodato e dopo poco hanno di nuovo mormorato. Il problema di Dio con loro era proprio questo, era il mormorio. Quindi anche qua voglio invitarvi e invitarmi a fare questo esercizio e dire: Dio, Signore mio, ma c'è in me
qualche cosa di questo tipo di atteggiamento. C'è qualche momento nella mia vita in cui io prima faccio delle dichiarazioni sulla mia vita che sono pazzesche, come prima, cioè è facile durante la lode fare certe dichiarazioni, bellissime tra l'altro, e dopo, appena esco da qui, fare delle scelte guidate completamente dalla paura? Dobbiamo chiedercelo. Io l'ho fatto tante volte, e addirittura invece di allineare il mio cuore a quello che dovrebbe essere, a volte mi sono fermato dal dichiarare, perché ho detto non posso dichiarare, non sono degno di dichiarare questo, perché io in realtà scelgo diversamente. Quindi abbiamo bisogno di interrogarci e agire di conseguenza. Dobbiamo arrivare ad una maturità nella resilienza. Ok? Il secondo punto, quindi primo punto, grazie. Primo punto, resilienza. Secondo punto, santità. Santità, la santità è bellissima, no? La santità è la cosa più importante. Cioè dice che bisogna essere santi per vedere Dio, ok? Quindi la santità è fantastica. Gli israeliti avevano un po' un percorso tortuoso e ciclico. Loro nella loro vita un po' cadevano, si rialzavano, cadevano, si rialzavano, erano sempre presi nel cerchio del loro peccato, un po' come nessuno di noi qua, insomma, cioè loro erano un caso a parte. A noi non succede mai di essere ciclici nei nostri errori e nei nostri peccati, ok? Loro erano così, ok? Quindi guardiamo questo esempio di persone e vi farò vedere una cosa interessante. Quanti pensano che la mancanza di santità abbia a che fare con il peccato sessuale? Oh, nessuno, spettacolo. Allora posso chiudere e andarmene. La mancanza di santità non ha a che fare solo con il peccato sessuale. Quello è scontato e ovvio. La Bibbia dice, parlando in un modo un po' più arcaico, dice mantenete il vostro vaso in santità. Cioè, tenete il vostro corpo puro, i vostri organi sessuali al loro posto e così via, no? È importantissimo, ma il peccato e la mancanza di santità non ha a che fare soltanto con la sessualità, e questo è un grande inganno del diavolo. Il diavolo riesce a ingannarci, a portarci fuori strada con questa cosa, facendoci concentrare su questo e credere che se noi non pecchiamo nella nostra sessualità siamo fantastici. Il problema è che ci distogliamo lo sguardo da tutte le altre cose e iniziamo a peccare alla grande, proprio ci rilassiamo al mormorio, ci rilassiamo al brontolare, ci rilassiamo alla maldicenza, alle dicerie, proprio ci lasciamo andare, mentre Dio è interessato a 360 gradi alla nostra santità. E vi dirò una cosa interessante, prenderò 30 secondi per questa cosa. Il mormorio è un po' un progetto di gruppo, no? Non è una cosa singolare, non è che uno mormora. No, uno parte da uno eventualmente, ma è un progetto di gruppo, è un po' come tu quando vai alla macchinetta del caffè e hai trovato una cosa che in azienda non va, alzi la voce perché ti senta anche chi non è intorno e dici quello che in azienda non funziona. Non è che vai e parli ai dirigenti, così, alla macchinetta del caffè, no, è un po' quello il mormorio. Pensate un po' anche il popolo di Israele, dice che mormorò contro Mosè. Ma voi pensate che 5 milioni di persone così ad un tratto sono state folgorate e illuminate di un stesso pensiero? Io credo piuttosto che si sono ritrovati due, hanno detto, oh caspita, qua non c'è acqua. E un attimo paura. E queste due persone, invece di dire, Signore, io adesso metto qua e parlaci tu, mostraci come possiamo aiutare Mosè, cosa possiamo fare, come possiamo risolvere questa situazione. No, hanno detto, hanno parlato, hanno mormorato tra di loro, non c'è acqua, poi insomma, 2, 10, 100, 10.000, 5.000, fino ai 5 milioni. A un certo punto era un disastro, erano tutti in panico e tutti che mormoravano e volevano far fuori Mosè perché gli voleva uccidere. Quindi va un po' così. Quindi il mormorio, al pari del peccato sessuale, distrugge la nostra vita. Un altro punto importante è la fede. Quindi, prima qualità, resilienza. Seconda qualità, santità. Terza qualità è quella della fede, è quella che mancava solo al popolo di Israele e a noi un giorno sì, l'altro pure, la fede. Ok?
Quando ci manca la fede è un disastro, perché ci lasciamo guidare, le nostre scelte saranno guidate dalla paura, esattamente come loro. Siamo capaci di fare delle dichiarazioni di fede e anche incoraggiare qualcuno, magari dire andrà tutto bene eccetera, cioè lo mandi a casa che quello è gasatissimo, cioè farà delle scelte di fede pazzesche lui, ok? Poi tu esci e fai delle scelte che vabbè, è meglio non parlarne, ok? Però la fede che cos'è? È certezza di cose che si sperano, ok? E dopo, immediatamente dopo o insieme, è dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi, al contrario, dici, ma non c'era acqua nel deserto? Infatti non c'era. E che problema c'era? Dichiariamo che l'acqua ci sarà, che è quello che Dio ha fatto. Ha detto, prendi sto legno, lancialo, l'acqua sarà buona. Ok, quindi, qual è la visione che Dio ci ha dato? Dichiariamo quella visione. Cerchiamo di vedere con quegli occhi. Dio ci ha detto che avremo una terra, ci condurrà in quella terra, crediamoci, ok? Non stiamo vedendo le cose? Fa niente, crediamoci, allineiamoci. Dobbiamo avere certezza di ottenere ciò che Dio ci ha promesso, ok? Dobbiamo guardare al futuro con fede e non con paura. E a proposito di questo, io credo che ci sia bisogno di fede in molte delle nostre scelte. In molte delle nostre scelte quotidiane, e ci sia bisogno di fede anche per incoraggiarci a livello personale, il nostro rapporto con Dio, a livello di famiglia, a livello di chiesa. Spesso diciamo questi sono brutti tempi, la gente è disubbidiente, la gente non crede in Dio, la gente non ubbidisce. E qual è il contrario di questo tipo di affermazioni? Potremmo dire: questo è il momento opportuno, propizio, perché Dio si manifesti. Questo è il momento opportuno affinché nelle persone ci sia più fame di Dio. Noi possiamo fare questo, possiamo dichiararlo sulla nostra vita, possiamo dire: Dio, questo è il momento opportuno in cui in me ci sarà una crescita di fede, una crescita nella resilienza, una crescita nell'ubbidienza. Prima voglio davvero chiedervi di alzarvi e voglio dichiarare insieme a quanti vorranno questo sulle nostre vite. Signore, io credo che questo sia il momento opportuno affinché io cresca, maturi nella resilienza. Signore, io credo che questo sia un momento propizio, un momento opportuno affinché la mia santità si distingua. Dio, io credo che in questo momento c'è di più della tua presenza per me. Dio, credo e so per certo che è un periodo in cui io vedrò miracoli. Smetteremo di dire prima c'erano i miracoli, negli Atti degli Apostoli accadevano i miracoli. No, accadono qua oggi. Dici, ma come fai a dirlo? Non lo stai vedendo abbastanza. Non importa. La fede è dimostrazione di cose che non si vedono, ok? È certezza di quello che si spera. Tu lo speri? Se lo speri, allora dichiaro nel nome di Gesù: questo è il momento opportuno affinché avvengano miracoli nella mia casa, nel mio carattere, affinché avvengano miracoli nella mia chiesa, affinché avvengano miracoli nella mia famiglia, affinché avvengano miracoli nel mio gruppo che sto guidando, affinché avvengano miracoli lavorativi nel nome di Gesù. Questo è il momento opportuno, questa è la nostra dichiarazione. Noi siamo quelle persone che vivranno avendo queste meravigliose qualità: resilienza, santità e fede. Amen. Grazie. Grazie Dio. Guardate, abbiamo proprio un nuovo predicatore sfornato, bravissimo, grazie Andy, fategli un applauso. Grazie.